Ciao a tutti, nuovo video sui prodotti che mi arrivano dalle aziende, quindi sulle novità cosmetiche. Stavolta 4 aziende. Ultimamente stavo dividendo questi video con 3 aziende per volta, 3 è il numero perfetto, però stavolta mi sono trovata a registrare adesso il video e ho 4 pacchi, quindi vi mostro tutti e 4 direttamente senza dover aspettare. La collezione si chiama Sisters of Pearl e vedete appunto le sirene, il mare, eccetera. Vediamo subito questa collezione, l'ho già cominciato a vedere in giro per il web. Mi incuriosisce parecchio. Allora, all'interno ci sono due baci, quindi ve le swatcho immediatamente tutte e due. Questo qui è lo swatch di Treasure, quindi quella lì più chiara. Questa è la parte a matita e questa è la parte a matitone. Vediamo invece Mermaid, Marmé, Mermaid. Questa è bellissima, questa è meravigliosa. E questa è la parte a matita e questa è la parte a matitone. La parte a matita spero che poi, perché già nell'anteprima la vedo di colore diverso, spero che poi al momento di editing riesca a far venire i colori abbastanza simili alla realtà, perché la parte matita è veramente, come dirla, un fucsia. È un fucsia però un po' ciliegia. È molto bello, è veramente molto molto bello. Mi piacciono. Arriviamo ai pigmenti, ci sono dei colori veramente belli. Il tappo è veramente carino perché qui hanno disegnato una conchiglia. E mi piace tanto questa scritta celeste sopra a questo tappo marroncino perlato. È veramente molto carina, è molto sciccosa. Allora, vediamo un po'. Sto pensando dove ve li swatcho. Vediamo un po' se riesco anche a swatcharveli. Questo colore è bellissimo, veramente bello bello. Questo è Seahorse, io spero di pronunciarveli bene, comunque ve li faccio anche vedere. Molto particolare anche questo. Oh mio Dio, Jellyfish è questo qui, ma dal vivo è qualcosa di spettacolare. Jellyfish si chiama, è veramente, veramente molto bello. Vediamo un po'. C'è un esperimento, metto la luce qui davanti. Hanno dei riflessi assurdi. Qui abbiamo questo Coral Reef. Ok, questo l'ho voluto mettere vicino proprio per far vedere la differenza da quest'altro. Come si chiama? Submarine. Ed è veramente un colore molto 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 particolare perché sembra un grigio che vira al verde, con dei micro glitter all'interno, oro fucsia, da riflessi anche fucsia, super cangiante, veramente bellissimo. Questo è Nautilus, spero sempre di pronunciarli bene, se sbaglio correggetemi. E è un violetto, un viola, anche questo molto luminoso, cangiante, sono veramente dei colori fighissimi. Questo è veramente molto sirena, anche questo qui. Ma c'è questo che io questo Jellyfish lo immagino su basi colorate. Wow, veramente wow. Mi è piaciuta questa collezione. Arriviamo alla Roche Galley con l'appuntamento annuale con le acque profumate. Ed io adoro. Ovviamente mentre le tiravo fuori dalla busta ho visto adesso le fragranze e sto a 3000 perché sono tutte quante profumazioni che io uso e che adoro proprio. Allora, Fiore di Fico. Questa, oh mio Dio, è qualcosa di divino, è buonissima, mi piace da impazzire, è assolutamente perfetta per questo periodo e anche per l'estate. Per l'inverno no, è troppo leggera, per l'inverno secondo me non è una fragranza invernale, assolutamente, però per questo periodo qui e per l'estate è buonissima proprio, è veramente molto particolare, diversa dalle solite, è molto buona se vi trovate in una farmacia o in un luogo che vende la Roche Galley, perché so che è venduta anche altrove, oltre alla farmacia, ma non ricordo mai dove. E provate a sentire la fragranza perché è veramente buonissima. Gingembre Rouge, anche questo qui è veramente buono. L'anno scorso avevo usato il profumo, se non erro, e mi era piaciuto tantissimo, quindi sono veramente felice di riaverlo questo qui. Anche questa è una fragranza particolare, un po' più pungente rispetto a quella precedente. Ovviamente le profumazioni sono estremamente personali, quindi dovete sentire voi se mi piacciono. A me queste due fanno impazzire. Allora, questo è nuovo per me. Quindi lo vado a sniffare adesso.
Packaging molto carino perché vedete praticamente dietro c'è disegnata questa stampa che si vede poi attraverso il profumo, vedete? Bello, 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 bello. Mi ricorda qualcosa. Sapete che non ve lo so descrivere questo profumo? Questo lo vedo molto per la sera. Sì, è una fragranza che utilizzerò per la sera. Perché ad esempio il fiore di fico mi piace proprio per tutti i giorni, perfetto. Questo più l'ho indossato nelle occasioni, ecco, e questo lo sento proprio da sera. O almeno per me. È delicato ma importante allo stesso tempo. Ovviamente sono acque profumate quindi non sono pesantoni, ecco, per dirla così. Passiamo poi alla Kiko con una scatola gigante, è veramente una scatola grande, grande, grande. La nuova collezione di Kiko, il packaging è molto particolare. I packaging di Kiko, credo di averlo già detto, mi piacciono perché sono sempre diversi, hanno sempre qualcosa di innovativo. Qui ad esempio anche il cartoncino, tutto quanto a pois in rilievo che al tatto quindi si sentono bianco con questo oro rosa qui sopra. Allora, abbiamo qui Baked Blush, quindi un blush cotto. Faccio vedere il packaging, riprende quindi la confezione di carta, vedete con i pois in rilievo, oro rosa. Blush cotto e lo specchio qui. Highlighter, è gigantesca questa scatola dell'highlighter. Ecco perché, allora, carinissimo, a parte veramente carino, anche questo qui da esporre praticamente per quanto è carino. L'highlighter, vedete, con le perline. E profuma. Che buono, mi piace. E poi, gigantesca anche questa, cos'è? Baked bronzer, quindi un bronzer cotto. Stesso packaging ma più grande rispetto al fard. Ok, qui il bronzer ha l'effetto marmo, profuma anche questo e ha lo specchio ovviamente un po' più grande. Sì, si vede dietro. Sono Ho vinto io. Poi abbiamo una DD Cream, una crema colorata per il viso. Ah, è in tubetto, ma anche il tubetto ha i pois in rilievo, ma che carino. Io ho la tonalità 02 light, vediamo un po' com'è. Allora, il beccuccio è così. Vediamo un po'. Questo qui è il prodotto. Ok, dovrebbe colorare un pochino il viso, quindi. Profuma anche questo. All'interno ha una protezione 30 e ingredienti dall'azione protettiva e nutriente. Effetto naturale, finish luminoso, copertina leggera per un effetto seconda pelle. Lip Stilo Mirage numero 03. Che carino! Guardate. Packaging, ok, l'abbiamo capito. Ah, ma è bellissimo! Ragazzi, ma perché io mi emoziono così? Sembra. Ah, che carino, guarda, c'è anche. Oh, l'ho appena detto. Comunque hanno messo il logo qui. Questo è lo 03 Mirage. Bello. Perché hanno usato i prodotti, ragazzi miei? Perché ho questo viziaccio di hanno usato. Anche voi hanno usato i prodotti. Io non ci posso fare niente. Hanno usato i prodotti. Hanno usato i prodotti, hanno usato il cibo. Volume Effect Mascara. Ah, Endless Sky Black. Oh mio Dio, il packaging è veramente figo. E sono troppo curiosa di provare questo mascara. Voglio provare questo mascara. Non puzza. E la cosa ci piace. Perché in genere i mascara sono tra i prodotti che un po' di più hanno un odore forte. Non voglio dire puzzino, però hanno un odore forte. Ok, numero 04. Vediamo. C'è la parte blu e la parte green. Bello. Poi ci sono due confezioni belle grandi. Eau de toilette, un profumo. Particolare. Allora. Io non sono brava a descrivere i profumi, eh. Questo è un odore particolare. È una via di mezzo tra le profumazioni che in genere piacciono molto a me e quelle che non piacciono. Diciamo che è proprio sulla linea di confine, nel senso che.
A primo impatto sembra non piacermi, però usandolo meglio mi piace. Non lo so, lo devo sentire sicuramente spruzzato addosso perché i profumi ovviamente indossati cambiano tantissimo. E mi sono lasciata da parte una cosa con la quale sto in fissa ultimamente tra le tante, i pennelli Face Brush Wanderlust. Carino, guardate quanto è bello questo kabuki ed è morbidissimo. Ok, è un kabuki morbidissimo, proprio. Oh mio Dio, è seta qui sopra. È veramente morbido. È molto carino anche il packaging. Oh, mi piace. Scema che sono. E questo era il pacco di Kiko. Arriviamo all'ultimo pacco per questo video ed è della Mesaula. Allora, vediamo un po'. Allora, ho trovato la linea Light and Bronze, ovvero terracotta illuminante. Allora, il primo è il 101, questo qui vedete è proprio illuminante ed è molto bello anche. Bello, è scrivente. Bello, bello, è molto sottile anche. Poi c'è il 102, che è particolare perché è tipo marmorizzato e anche questo è molto luminoso. Però dà più sul, oddio, sul platino mi sembra, vedete, rispetto all'altro è un po' più oro, questo mi sembra un po' più platino. Arriviamo quindi al 103, che è più bronzer tradizionale, anche se si vede che comunque è luminoso. 104 si va a scurire un po'. Ed infine il 105, che è quello più scuro. Oh, qui ho una cosa che mi interessa veramente tanto, un fondotinta super fluido, effetto invisibile senza spessore, Nude Skin. Allora, partendo dal fatto che io mi sono sempre trovata bene con i prodotti della Mesauda, sono estremamente curiosa di provare ovviamente anche questo. Questo immagino vada agitato bene, sì, agitare bene prima dell'uso infatti. 4 minuti nella memoria, quindi mi devo sbrigare. E per finire una blender. Il tappino c'è, l'avevo tolto. Una blender della Mesauda, appunto. Curiosa anche questa qui di provarlo. E ovviamente la proverò insieme al fondotinta. Questi qui me li vedrete utilizzare nel prossimo Get Ready With Me. Vediamo un po' se riesco a fare una base con questi qui e un trucco con quegli ombretti della collezione della Neve Cosmetics. Che Neve Cosmetics mi piacciono tanto. Vediamo un po' se riesco a utilizzare anche il mascara di Kiko. Vediamo, vediamo, vediamo quando soprattutto riesco a farlo. Comunque, con questo è tutto. Fatemi sapere quali sono stati i prodotti che vi hanno incuriosito di più. Stavolta in questo video ce n'erano veramente tantissimi e vi dico la verità, ce ne sono molti che mi interessano. Sono veramente stracuriosa di provarli. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!